Occupato, posso? Scusate. Lei si insinua. Scusate, mi sono... Dobbiamo mettere un lucchetto lì. Era aperto, sono entrato. Guarda là. Dobbiamo mettere qualcuno che faccia silenzio, non tutti. No, lo so, ho capito. Sono qui per caso, anzi, porca miseria, mi piace il caso, iniziamo così proprio. No, facciamo un applauso, io devolvo metà del mio applauso a Davide Cetera e Federico Masso. Bagnate. Eccetera, è bello. Mamma mia, ragazzi, veramente bravi. Posso dire che siete davvero accettabili. Accettabili. Ah, lo dico col cuore. Ah, ma tu poi ti vedo, eh? E chi ti ammazza a te? Stai facendo da solo già, quindi... Federico Basso, un uomo di una volta e poi basta però, eh? Allora... Ma una fatta bene, guardi. Guarda. Veste Bershka? Vesto Piazza Italia. Anzi, saluto tutti i poveri come me che... Questa la tagliamo, mi sa. Allora. Sono qui. Magari qualcuno se lo starà chiedendo. Ma tanti. Ma dici... Quanti se lo stanno chiedendo? Chi è questo bell'uomo? Si stanno chiedendo. Chi è questo bell'uomo? Dal fascino antico. Dalla macchina in doppia fila e dalla revisione scaduta. C'è qualcuno che me la può fare, insomma. Sono Enzo Ratti dell'agenzia di spettacolo Enzo Ratti Enterprise. Ah, perché questa cosa? Fangolo, l'agenzia. Non diciamo quale, che c'è qualcuno della finanza che magari poi può venire. Sotto questo palazzo. Sotto, sì, vicino ai giardini verticali. Io sto sotto alla piscina verticale, mi bagno in continuazione. Allora, di cosa si occupa? Signori, qui c'è uno spettacolo o sbaglio? Sì. Perché posso anche sbagliarmi a quello che ho visto, No. No, ma... C'è uno spettacolo. Di cosa si occupa? Mi occupo di artisti, di cantanti, ballerini, attori, attrici, insomma. Ho capito. Management. Non fumo, non... No. Management a te, ma è ringalluzzito forte, Ringalluzzito. Sente l'alito della morte e allora cerca di distrarla. È la miglioria della morte. Si dice. Quando chiedo le scarpe... Allora, signori... Cambi pagina. Allora, io voglio portare qui qualche artista della mia agenzia per questo spettacolo drammatico. No, comico. Tu dici che è drammatico, poi se ridono è tutto grasso che cola. Ah, certo. Perché adesso andiamo incontro alla prova costume e il grasso che cola va bene, no? È importante. Questa prova costume non la superiamo neanche scritta, signorina. È magrissima. Portiamo due panini alla signorina. Allora, andiamo avanti. Guarda quanti artisti che ho qui sulla mia agenda, che me li scrivo tutti qui sull'agenda per li scrivere, perché la scrittura è importante, come dicevano i latini. Verba volant, Ryanair. No, non era così la cosa. Profumo di artisti, come cracco. Sette. Allora, cominciamo. Ma poi anche il suo compleanno. Basta. No. Allora. No, perché mi voglio giocare le parolacce per dopo. Perché ce l'hai in serbo. Ce l'ho in serbo anche in italiano. Cioè, guardi, lo sto pimentando. Non è mia. Lo dico, non è mia. No! Tutti gli artisti per terra. Volevo chiuderla. Neanche se fosse caduto il cellulare, avesse rotto. Questo adesso non funziona più il touch, ma. Deve metterlo nel riso se va nell'acqua. Se cade in acqua lo mette nel riso e asciuga. Sottoterra ti metto a te, se non la smetti. Aveva il segno. Avevo il bookmark. Questo è il mio bookmark. Ti piace il bookmark a te? Allora, andiamo avanti con le proposte. Finalmente andiamo avanti con le proposte. Con la colla. Con la colla, baby. 1, 2, 3. Cos'è? Facciamo una citazione di bellissimo. Facciamo delle proposte. Sono qui perché sono l'uomo giusto al posto giusto. E il posto giusto potresti essere tu. No. Ma questo. Si sta godendo la serata. E la facciamo godere anche nel posto serata, insomma. Perché? Una spogliarellista. Bello. Una spogliarellista. Lei fa spogliarelli per bambini. Come per bambini? Per i figli, li mantieni. Poverini, sono stati abbandonati dal padre. Oh, ma come mi assomigliano, guarda, è una cosa incredibile. Va bene, allora, niente, un domatore. Domatore, Circense. Circe, ti piace il circio? Sì. Allora,
lui stasera sta facendo un best off. Sì, è giusto così. Te che te stasera. Allora, te che te. Sì. Allora, senti, allora, un domatore, lui doma leoni, tigri, mette la bocca all'interno, cioè mette la testa la bocca nel leone. Lei ha molta confusione. È animalier. Lei, allora rifacciamo. Lui doma tigri, leoni, mette la testa nella bocca di un coccodrillo e ve lo dico subito, se c'è qualcuno che ha paura, beh, quello è lui, sta in macchina che si sta cagando sotto proprio, quindi non garantì, però è un test, niente, va bene ragazzi, io vado avanti perché posso cambiare genere. Sì, cambiamo genere. Un ipnotizzatore. Sì. Lui è molto bravo questo ipnotizzatore, tu sei mai stato ipnotizzato o sei di tuo così, diciamo, come... Magari c'è ancora le non ti ha fatto ancora uscire, ancora sbloccato. Devi fare il jailbreak, devi fare, management a te. Allora... Poi perdi la garanzia però. Attenzione. A lei piace il jailbreak. Così. È forte, ma perché non ci vediamo? È così triste la vita. Allora. Perché ma la curiosità, questi artisti tutti scovati da lei? Uno a uno. Artisti che io scovo perché lo dico, magari qualcuno già l'ha intuito così, l'ha subodorato, a me piace scovare. Certo. Io guarda, da quando c'era la lira che scovo io. Quante 20.000 lire che te le ricordo. No ragazzi, veramente io se non mi prendete nessun artista io sono costretto perlomeno a scovare qualcuno stasera e ce ne sono, sono di artisti scovabili, Lei, stare. Che mi guarda, lei sembra interessante, bella, diciamo simpatica, e chi più ne ha più ne metta, e io, no, dico, io da lo riconosco, insomma, lei suona? No, meglio così, tanto il citofono non funziona, ti lascio le chiavi e sali, ma magari... È indecisa magari. Ma perché c'è il ragazzo magari. C'è il ragazzo. Facciamo una cosa, ci vuoi pensare sopra? Facciamo sopra di me? Così se c'hai da chiedere me lo dici. No, io, beh, anche, beh, signorina, mamma mia, ma lei, ci vuole Google Maps lì. Signorina, le piacerebbe entrare nel mondo del... È confuso! Non mi scrive più la penna! No, veramente! È la sera che facciamo finta di nulla, lei subito va... Scusate, come si chiama? Posso darle del lei? Posso darle del tu? Che altro le posso dare? Mi dica lei! Lasci stare Alice, che si chiama. No, dico... L'amica è contenta, l'amica però è... Però... Ma schifo, chieda scusa alla prima fila. Tutta la prima fila, ma dove iniziare la seconda? Le piace la fila, e si diverte con me. Allora, che sei volgare. Comunque, adesso sembra che per entrare nel mondo dello spettacolo bisogna scendere a favori sessuali. Non è vero, non è così. A lui non gliela danno da... Però se volete diventare delle star del mondo dello spettacolo, io vi faccio diventare delle stelle del mondo dello spettacolo. Tu una stella. Insomma, 1, 2, 3 stella con la Enzonati Enterprise. Grazie. Enzonati. Grazie. Vincenzo Albano, vieni qua. Che signore. Che schifo il gesto così. Vincenzo Albano, non so se si è notato. Mi chiamano Padre Bio. E soprattutto tu, Veleno. Salvo, Burger Room, grazie. Vuoi aggiungere qualcosa, Vincenzo? Che cos'è il tutorial? Ma che mi metta a conoscere tuo cognato? Ma, non è come pensi. Rimaniamo scovamici.